Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Va bene, allora iniziamo adesso. Ragazzi, prendete carta e penna perché ci sta da scrivere. Questo mini corso l'ho chiamato Lezioni della distopia, ossia tre lavori energetici per convivere serenamente nel caos collettivo. Ecco, spegniamo i telefonini così non ci disturbano. Allora, intanto ringrazio i presenti che nonostante lo zero preavviso sono riusciti ad essere qui. Ringrazio Giuseppe, Sabrina, Tiziana, Daniela, Silvia, tutti quelli che mi stanno scrivendo, Alessandro, Sabrina, di nuovo Sabrina ha scritto un sacco, ti adoro Sabrina, sappilo da sempre, Michela, Melania. Ok, allora. Diciamo che innanzitutto chiariamoci sul concetto di distopia, no? La distopia è un concetto che è l'opposto, un termine che nasce per creare un opposto alla parola utopia, che è il luogo dove tutto è come dovrebbe essere, quindi una situazione utopica e una situazione perfetta. Questa situazione è tutt'altro che perfetta, possiamo dire che è l'opposto di perfetta, e quindi tutto non è come dovrebbe essere, e quindi è un tempo in cui niente è come dovrebbe essere, lo definiamo un tempo distopico. La grande trappola nella quale siamo portati in questo momento dal sistema, chiamiamolo così, la grande trappola è quella della separazione. Noi sappiamo che il termine diavolo deriva dal greco diaballo, che vuol dire divisione, separazione. Ed il modo, infatti, con il quale ci hanno sempre tenuti soggiogati sin dai tempi antichi, è famoso come divide et impera. Quindi, perché combattere contro il popolo quando si può mettere il popolo contro il popolo stesso? E quindi i potenti, diciamo quelli che governano la comunicazione nei media, tendono a creare fazioni, come per esempio, diciamo i pro-vax contro i no-vax, per esempio, e queste fazioni poi devono lottare fra di loro. E quindi si deve dire che i no-vax sono terroristi, che i no-vax fanno questo, sono aggressivi, sono violenti, eccetera. Numero uno, non facciamoci coinvolgere in questa cazzata. Numero uno, non accettiamo mai nessuna etichetta. L'etichetta pro-vax o no-vax è qualcosa che va a limitare chi siamo noi. Noi non siamo né pro-vax né no-vax. Non esiste nessun pro-vax e nessun no-vax, perché non credo esista qualcuno che non vuole che nessuno si vaccini. Esiste qualcuno che dice voglio fare quello che voglio fare. Quindi noi non dobbiamo mai accettare questi etichettamenti che ci vengono affibbiati. Questo è un gioco manipolativo da parte dei media. Tornando a noi, evitiamo di accettare nel modo più categorico le etichette. Se qualcuno vi chiede se sei un pro-vax, sei un no-vax, tu dici no, io sono José, io sono Tiziana, io sono Giulia. Ok? Quindi non accettate nessuna forma di etichetta. Questo è il primo trucco per uscire da questa manipolazione. E non accettate nessuna separazione. Le persone contro le quali vi stanno mettendo sono i nostri fratelli. Noi siamo fratelli dei Novax e dei Provax. Noi siamo fratelli di tutti, chi si è vaccinato, chi non si vuole vaccinare, eccetera. Ok? Quindi, e se è vero che noi, in quanto persone che facciamo un percorso spirituale, in quanto persone che stiamo nel gruppo di ricchezza vera, che seguiamo, che abbiamo letto l'ebook di o il libro mio, oppure altri libri, non so, di qualunque altro autore, e facciamo un percorso spirituale, se è vero tutto questo, dobbiamo aiutare i nostri fratelli. E non li aiuteremo prendendoli per il culo, non li aiuteremo, sì, ridicolizzando certe cose, ridicolizzare va bene, è una tecnica. Però senza ridere insieme a loro, non ridere di loro. Non è che dobbiamo dire guarda quanto sei coglione, diciamo guarda quanto è stupida questa posizione del sistema, quanto è stupido il fatto che ci obbligano a fare cose che non hanno senso. Questo, ridicolizzare questo va bene, ma ridicolizzare gli altri è qualcosa che ci metterà contro, ok? Un'altra cosa che per esempio non ha senso è se noi c'è stata una prima fase, diciamo che c'è stata una prima fase di pandemia, di fase distopica, nella quale tutti quanti ci siamo prodigati per dire attenzione, guarda che queste sono le conseguenze, saranno le conseguenze del vaccino, abbiamo letto un sacco di cose, abbiamo letto un sacco di. Abbiamo guardato un sacco di video di scienziati non autorizzati, eccetera, eccetera.
Oggi non ha più senso, non ha più senso parlare delle conseguenze a chi già ha fatto la puntura. Chi già ha fatto la puntura e a questo punto al limite dobbiamo aiutare a risolvere eventuali problemi. Quindi, per esempio, potrebbe essere utile. Io ho sentito finora due cose che forse si potrebbero fare, cioè per esempio una detossificazione dei metalli pesanti con la zeolite o anche con altri metodi se vorrete condividerli nella chat, quindi un detox di metalli pesanti per chi si è fatto la puntura o anche addirittura vista quella storia che c'è stata qualche tempo fa dei magneti, della roba che si attaccava nella spalla, eccetera, quindi per esempio c'era una dottoressa De Mari che è un noto personaggio di questi tempi, forse l'avrete sentita, no? È un chirurgo, insomma. Lei comunque aveva suggerito di mettere questo magnete, un forte magnete qui, non la calamita del frigorifero, però un bel magnete di quelli là forti, che io non so come ce l'ho a casa, però credo che si trovi in qualche negozio di ferramenta o qualcosa di specializzato su internet, non lo so. Comunque un bel magnete di quelli potenti qui, fasciarlo e tenerlo per 3 giorni e aspettare che si crei tutto quell'ammasso ferroso che magari si attratta tutta quella spazzatura che si deve attrarre. Quindi, e poi dopo andare da qualcuno e farci incidere e togliere questo ammasso ferroso e magari anche farlo analizzare, perché no? Quindi queste due cose io, se avessi fatto il vaccino, lo farei assolutamente. Quindi magari possiamo consigliare questo tipo di cose. A chi ha già fatto il vaccino, non certo gli andiamo a dire tu morirai di morte brutta, la tua anima è fottuta per sempre, o cose di questo tipo. Non ha più senso, non ha più senso. Ormai l'hanno fatto, non è che si può andare indietro nel tempo, ok? Quindi questa è un'altra cosa che secondo me va evitato. Il grande salto quantico, quindi questo che abbiamo visto finora, è il problema. La soluzione è il salto quantico che siamo chiamati a fare. E il salto quantico è quello che ce ne parla Gesù dai suoi tempi, da 2000 anni, di compassione. La compassione, è qualcosa che noi dobbiamo avere per il prossimo. Non dobbiamo avere derisione, non dobbiamo avere odio, non dobbiamo avere rabbia. Dobbiamo avere compassione per gli altri, non soltanto gli amici che si sono vaccinati o gli amici che non sono spiritualmente evoluti o queste persone qui, ma anche i grandi mostri di quest'epoca, le multinazionali, il proprietario di questo social network, il proprietario dei computer, senza fare nomi, avete capito già di chi parliamo, di Zio Bill. Noi dobbiamo provare compassione per queste persone. Che vuol dire provare compassione? Compassione vuol dire provare le stesse emozioni tecnicamente, no? Cum patere, credo che provenga il termine. Comunque, provare lo stesso pathos. L'unico modo che abbiamo per provare lo stesso pathos è riuscire a comprendere profondamente, riuscire a vedere noi stessi negli altri, di cosa ci fanno specchio queste persone. La parte di me che è inconsapevole, la parte di me che si fa fregare, la parte di me che è manipolatrice, la parte di me che vuole prevalere sugli altri, la parte di me che, la parte di me che vuole trarre profitto dagli altri, che vuole approfittare degli altri, che vuole manipolare gli altri. Tutte queste cose, di cosa ci fa specchio? Andiamo a vedere quello e cerchiamo di osservare cosa non ci piace di quello che stanno facendo le persone e poi ci andiamo a lavorare dentro queste cose così come se fossero nostre. Ok, ora vi dico anche un lavoro energetico che sto facendo in questo periodo che potreste fare anche voi, che può essere utile appunto per fare questo salto quantico. Però anche diciamo nella vita, se volete qualche forma, qualche fare qualche lavoro energetico, potete anche propormelo qui nella chat e magari organizziamo un altro evento con una riprogrammazione energetica del punto zero con Anna Maria. Sapete che le sue nuove riprogrammazioni sono potentissime, non che quelle precedenti non lo fossero, però queste qui sono ancora più. Allora, compassione anche per la mia fiamma gemella che crede alla sincerità del sistema e alle notizie di TG. Sì, Elena, questo è quello che siamo chiamati ad avere in questo momento. E soprattutto se è una persona con la quale hai questo legame profondo, assolutamente sarà più facile. Ecco, probabilmente le anime in questo momento si prestano proprio a questo, no? Loro si stanno prestando per farci sviluppare la compassione. Quindi dobbiamo essere anche grati a queste persone, non solo quelle che ci sono vicine, come può essere la fiamma gemella, ma anche
qualcuno tipo zio Bill si sta prodigando per farci sviluppare questa compassione. Ok? Quindi Giuseppe dice il modo migliore per eliminare le sostanze tossiche. Ah, Giuseppe per esempio è l'esperto di detox, quindi questo è molto interessante. Il modo migliore per eliminare le sostanze tossiche è dare maggiore energia al corpo che è già programmato per l'eliminazione. Basta un semidigiuno, inserire succhi freschi di verdura, spremuta a freddo, dal libro di Norman Walker. E in ultimo zeolite oppure terra di atomacea, questo aggiunto a un buon lavoro energetico come sai fare tu. Ottimo Giuseppe, magari possiamo in privato possiamo anche sviluppare meglio quello che mi stai scrivendo e dare per esempio delle indicazioni più precise, oppure se tu mi sembra che tu hai fatto un corso su questo, possiamo anche dare il link per accedere a questo corso quando... una volta che ci saranno le registrazioni, le inserirò proprio nella descrizione del video. Per quanto riguarda la zeolite, io ho già qui un link pronto e ve lo metto in chat perché c'è stata una discussione tanto tempo fa. Vi dovete andare a vedere tutte quante le risposte. Ci sono anche degli esperti come Giuseppe, che all'epoca non credo ci fosse anche Giuseppe a commentare, forse sì, ma forse no. Però una vecchia discussione che feci in cui chiedevo informazioni sulla zeolite. Allora, andiamo avanti. E veniamo all'ultima parte, che poi forse è la più importante del punto di dove volevo arrivare. Allora, io sto facendo questo lavoro energetico. Io ho i miei metodi di preghiera sciamanica. Chiaramente, non tutti hanno le pipa sacra e gli altri strumenti sciamanici che ho io, però, qualunque siano i vostri strumenti che avete, potete fare un lavoro su queste tre cose. Che vi sto per dire, oppure se proprio non avete nessun mezzo per lavorare su voi stessi, potete anche fare richiesta e magari possiamo organizzare una seconda parte di questo training con Anna Maria, con una sua riprogrammazione energetica del punto zero. Quindi i lavori energetici sono questi tre. Io permetto la manifestazione della libertà e della verità e di una risoluzione pacifica di questa situazione. Questa è una versione che ho messo più pubblica, però in realtà io sto facendo un altro tipo di cosa. Io permetto la manifestazione di qualcosa che volete riguardo questa situazione. E intanto saluto anche Carla che si è appena aggiunta. Io permetto la manifestazione della libertà e della verità e di una soluzione pacifica per questa situazione. Quindi questa potresti utilizzarla così come te la sto dicendo. Oppure modificarla. Io permetto la manifestazione di qualcos'altro che tu vuoi per questa situazione distopica. Il secondo lavoro energetico è io lascio andare la lotta e la rabbia contro il sistema, o contro il sistema, contro i Provax, contro i Novax, contro qualunque altra cosa. Io lascio andare la lotta e la rabbia, perché questo è parte del problema. Se noi proviamo odio, rabbia, lotta contro il sistema, questo va a rinforzare il sistema stesso, perché è un sistema che è basato sulla lotta e sulla rabbia. Quindi noi dobbiamo lasciare andare questo. E che cos'è che invece dobbiamo fare? Questo è il terzo lavoro. Io li sto chiamando lavori energetici, ma sono inserimenti fondamentalmente. Quindi io accetto le cose così come sono e ne traggo le lezioni facendo esperienze piacevoli e positive. Quindi ora le ripeto tutte. Però questa terza è, quindi dopo aver lasciato andare la lotta e la rabbia, io accetto le cose così come sono, quindi accettare le cose così come sono. Questa è abbastanza dura e forte. Grazie a Magiche Connessioni Energetiche che mi dice Giuseppe, sei grande e coerente con quello che dice e fai. Ti ringrazio. Se mi dici anche chi sei, il tuo nome, se magari ti conosco sotto un altro nome, non con questo che credo sia una fanpage, allora ti posso ringraziare, ti posso essere grato, meglio. Comunque dicevamo, lasciare andare la lotta e la rabbia contro il sistema da un lato e accettare le cose così come sono, ma accettare le cose così come sono non vuol dire allora lascio che tutto succeda, no? Quello che dobbiamo fare è trarre le lezioni, cioè chiederci in ogni caso che cos'è che mi sta insegnando questa situazione, qual è la lezione che la mia anima vuole apprendere facendomi vivere questa situazione così strana, distopica, il governo che mi chiede di fare cose folli, di Green Pass o tutte quelle altre cazzate che ci stanno facendo sperimentare.
E aggiungete anche la clausola: io accetto le cose così come sono, traendone le lezioni e facendo solo esperienze piacevoli e positive. Facendo solo esperienze piacevoli e positive. Questa è una clausola che noi mettiamo sempre nella scuola di coaching energetico per tutte le manifestazioni, perché è molto importante. Perché noi possiamo anche accettare le cose così come sono, trarre le lezioni, ma le lezioni si possono anche apprendere con la sofferenza e con il dolore. Invece, onestamente, se noi siamo persone in un percorso spirituale, dobbiamo tendere a crescere attraverso, evolvere attraverso la consapevolezza e non il dolore. Quindi, aggiungendo questa clausola, spesso ci salviamo facendo solo esperienze piacevoli e positive. Quindi, ricapitolando, il lavoro energetico da fare con questi tre insegnamenti sono: io permetto la manifestazione della libertà, della verità e di una risoluzione pacifica della situazione. Io lascio andare la lotta e la rabbia contro il sistema. Io accetto le cose così come sono e ne traggo le lezioni facendo solo esperienze piacevoli e positive. Questo è il succo del messaggio che volevo darvi oggi. E io vi suggerirei, proprio dal punto di vista pratico, di scrivervi queste tre frasi. Se volete, ve le ripeto ancora una volta. Se qualcuno di voi vuole, me lo scrivesse e ve le ripeto. Scrivetevele, elaboratele magari un po' più come le vorreste voi, se c'è qualcosa che non vi risuona in quello che sto facendo io, magari per voi può essere un pochino diverso, potete aggiungere anche qualcos'altro e poi lavorate energetica. Aggiungete questo alle vostre preghiere, aggiungete questo ai vostri lavori energetici, aggiungete questo, perché se siamo in tanti a farlo, e questo è il motivo per cui io volevo che ci fossero tanti a vedere questa diretta, se siamo in tanti a farlo, questo veramente è qualcosa che può cambiare le sorti di questa situazione. E noi sappiamo che tutto questo ha una fine, ha avuto un inizio il febbraio 2020, e avrà una fine nel luglio 2023. Come ci sono arrivato a questa data? E questa è l'ultima notizia che volevo dare. Perché ve la do? Non perché dobbiamo mettere fuori di noi le speranze di qualcosa, però io ho una forte convinzione che luglio 2023 ci sarà una fine di tutta questa situazione distopica. Come ci sono arrivato io? Non so perché mi venne qualche tempo fa qualcosa riguardo alla rivoluzione francese. C'è stato forse il periodo in cui i francesi stavano ribaltando Parigi per via di questa situazione con le proteste, quindi è risalita la memoria della rivoluzione francese. Ed era luglio, era lo scorso luglio. Però sono andato a vedere, ma il 1789 che anno era? Facendo il calcolo con la gematria esce il numero 7. Quindi 1 più 7 più 8 più 9 fa 7. Luglio è un mese 7 e quindi 7 7 e durante luglio ci sono il 7, il 16 e il 25 che sono 3 giorni 7. Quindi il giorno in cui ci sarà 7, cioè in cui c'è stato 7 7 7 è stato durante la Rivoluzione Francese. Credo che sia stata il 14 luglio, quindi non rientra in queste tre date, però il 16 è 2 giorni dopo. Comunque più o meno ci siamo tra il 7 e il 16. Io credo che il 777 prossimo, cioè non credo, il 777 prossimo sarà il luglio 2023. Io credo che quella sarà la fine di questa situazione distopica, ma molto dipenderà anche dalla nostra consapevolezza, perché tutto questo, questa situazione avviene per il nostro risveglio di consapevolezza. E quindi io credo che noi possiamo velocizzare questo processo e far finire tutto entro il 2023, con la consapevolezza. Quindi noi dobbiamo lavorare su di noi e man mano io vi aggiornerò. Se per adesso questi sono i lavori energetici sui quali sto lavorando io, poi se cambierò, per esempio, per dire, questi tre lavori energetici non me li sono, non voglio prendere meriti non miei, questi lavori energetici me li ha dati da fare Anna Maria, però mi hanno talmente colto nel profondo che ci sto lavorando, dovevano essere un lavoro di un giorno, ci sto lavorando tutti i giorni. Ho fatto per preghiere per 4 giorni e adesso poi sono partito. Vabbè, adesso mi trovo in Estonia, come avrete notato, e quindi riprenderò a fare questi lavori su queste tre cose da oggi. Quindi, che dicevo, non è che dobbiamo aspettare per forza il luglio 2023, potrebbe anche risolversi tutto molto prima o dopo. Però, oltre a questo mio calcolo del 777, c'è stato, dopo vi cercherò anche il link, comunque sul mio profilo personale, Giuseppe Scafarelli, c'è stato qualche tempo fa, io avevo pubblicato questa
mia osservazione sul 777, ci sono stati interventi di altri numerologi, astrologi, esperti di vari settori diversi, che ognuno a modo suo aveva previsto lo stesso luglio 2023 o fine 2023. Per esempio, la sperimentazione dei vaccini finisce il luglio, non luglio, finisce il 2023, non si sa quando, il 2023. Poi Saturno esce dal Leone, se non vado errato, non sono esperto del settore, ma so che Saturno, quando c'è un maestro molto tosto, è molto cagacazzi, e quindi sarà presente in Italia fino a, 2000, fino al 2023. Quando ho sentito questa cosa, ho detto, caspita, 2023 ancora una volta. Quindi sono abbastanza fermamente convinto che tutto questo possa avere un termine nel 2023. Non era soltanto una questione di Saturno, poi... Se mi date il tempo un secondo, ve lo cerco sto link così ve lo andate a vedere. Poi ci sta anche nello stesso periodo avevo appena scritto quelle cose su. Eccolo qua. Ok. Allora, 1789 era un anno a somma 7. Il prossimo anno con somma 7 è il 2023. 7 ha come significato la fine di un ciclo. Se dovessi scommettere su quale sarà la fine di questi tempi assurdi, punterei sul 2023. Adesso. Mi copio il link e ve lo mando. E poi c'è stato, per esempio, Giuseppe Colao, che è un esperto di astrologia. Ma no, qui no. Lui dice: sì, dal 2023 inizia a risalire la china e poi torneremo a brillare nel 2024-25. Però lui sul suo profilo aveva scritto questa storia qui del. Capricorno e di Saturno. Purtroppo, magari un esperto, o se c'è un esperto che sta guardando questa diretta, ci vuole commentare dicendoci come. Ecco qua, aggiungiamo che a fine 2023 Plutone entra in acquario dal potere al sovrano, ora Capricorno, si passa al potere al popolo e ci starà a 20 anni. Plutone entrò in acquario nel 1789. Questa è un'osservazione di Anna Ganale. Quindi adesso io vi mando il link. Ecco, per esempio, anche Alessandro DC ha fatto un bel commento lungo. Adesso vi metto il link. Anno 7 archetipo, il saggio. La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si risveglia. Ok, questa è una frase di Jung. Ok, vi mando il link, così se volete potete andarvi a vedere i commenti. E questo per quanto riguarda, il 2023. Ok, intanto saluto anche il mitico Giulio Roversi, nostro storico corsista, ci siamo visti in tanti appuntamenti con la ricchezza vera. Allora, Serena dice che per la detossificazione il dottor Scoglio ha fatto un protocollo a base di alghe Klamath e altri prodotti. Se ci vuoi mettere un link per questo protocollo, ti siamo grati. Sì, anche le alghe Klamath sono molto buone, questo lo so. E il dottor Scoglio comunque è noto ed è uno di quei medici che hanno avuto diversi problemi. Ragazzi, siamo arrivati a 25 minuti circa di training, se vogliamo chiamarlo così, perché i primi 5 minuti li abbiamo passati così per riorganizzarci. Facciamo un riepilogo di quello che abbiamo fatto e poi ci salutiamo se non ci sono domande. Allora, abbiamo parlato del momento distopico, abbiamo visto che non dobbiamo cadere nella trappola della separazione tra noi, né dell'identificazione nelle categorie che ci vogliono appioppare, tipo Provax, Novax, eccetera, né nella separazione tra noi e queste persone in cui noi non ci identifichiamo. E poi smettere di dire a chi si è fatto il vaccino i motivi per cui non se lo sarebbe dovuto fare, che non ha più senso, ma piuttosto andare a dire a queste persone che magari potrebbe far bene una detossificazione dei metalli pesanti, e poi sarete voi ad aiutarmi a trovare dei protocolli per fare la detossificazione, quelli che dice il dottor Scoglio, anche quelli che dice Giuseppe, che è molto forte e ferrato su questo campo. Ecco, qua dice proprio Giuseppe, mi dice: mi fa piacere sentire queste interessanti previsioni perché sono fermamente convinto che se ci uniamo possiamo creare davvero un mondo migliore. Infatti io vorrei dirvi, sto video cerchiamo di farlo girare, così magari si risvegliano anche, perché questo video è rivolto alle persone che già hanno una sorta di risveglio spirituale, che magari però presi da queste mille voci, manipolazioni, casini, eccetera, non si è fermato a riflettere, magari sta andando in una direzione automaticamente e senza pensare, ma forse aspetta, sto facendo una cosa che non ha più senso, ok? Come per esempio dire a chi si è vaccinato che non si deve vaccinare.
Quello che dobbiamo sviluppare, abbiamo detto, è la compassione, e la compassione la possiamo avere soltanto se riusciamo a comprendere che gli altri ci fanno specchio e noi vediamo noi stessi negli altri. E infine i tre inserimenti da fare, il lavoro energetico, che è: io permetto la manifestazione della libertà e della verità e di una risoluzione pacifica, io lascio andare la lotta e la rabbia contro il sistema, io accetto le cose così come sono, ne traggo le lezioni facendo solo esperienze piacevoli e positive. E infine portare pazienza fino a luglio 2023 per i motivi che abbiamo detto prima. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, spero che questo video possa girare, magari lo possiamo editare tagliando quella parte iniziale. Io però questa diretta la lascio così come sta e la lasciamo qui nel gruppo di Ricchezza Vera, lo metterò nelle guide, non so se avete notato nel gruppo di Ricchezza Vera in alto ci sono le guide, cioè, quindi se cliccate nel menu accedete a tutta una serie di materiale formativo che abbiamo raccolto in questi anni. Quindi io vi abbraccio veramente col cuore e vi auguro, ecco, ringrazio Serena che ha scritto il link, poi magari lo andiamo a vedere, non lo so, non ci clicco adesso perché sennò, ecco, dottor Scoglio, nutriterapia primordiale. Ok, questo è il protocollo per la detossificazione. Saluto anche Tiziana DF che è appena arrivata. Ragazzi, io vi abbraccio, vi ringrazio per la presenza, mi scuso per questa cosa che ho fatto che ha tagliato purtroppo fuori tante persone che potevano partecipare alla diretta e vi ringrazio col cuore, diamo il nostro contributo, questo è il mio appello, diamo il nostro contributo, c'è tanta gente che ha bisogno, noi siamo già avanti con il percorso spirituale, cerchiamo di essere collaborativi con le persone e non umiliarle con battutine o facendole sentire inadeguate o cose del genere, perché questo danneggia prima di tutto noi, in quanto no, loro sono nostri specchi. Quindi vi mando un abbraccio forte e aho!